E siamo tornati in diretta da Ride 96.8, siete in compagnia di Beppe Convertini e ho al telefono un grande amico di Reed, un professore davvero straordinario, urologo e andrologo, il dottor Andrea Militello. Buongiorno. Buongiorno Beppe, grazie per la presentazione, buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Insomma, si parla tanto della prostata, no? Perché a una certa età gli uomini devono assolutamente andare a controllarsi, perché prevenire è meglio che curare, come ben diciamo sempre. E quindi la prostatite, che è questa infiammazione della prostata, dottor Militello, credo che sia un elemento del quale si può parlare, si può raccontare in cosa consiste e soprattutto quali sono le cause. Allora Beppe, sì, è uno degli argomenti affrontati, che la prostata purtroppo può andare incontro a varie patologie, ipertrofia, purtroppo il tumore, ne parleremo in successive magari trasmissioni, puntate, però ecco, un argomento importante è anche la prostatite. Prostatite in sé per sé si intende l'infiammazione della ghiandola prostatica, infiammazione o infezione. Sono due, diciamo, modalità diverse di insorgenza di questa malattia, che però ha dei sintomi che accomunano. E la prostata infiammata o infetta è una prostata che crea grossi disturbi alla persona che ne è colpita, spesso con urgenza menzionale, bruciori durante la menzione, questa necessità, ecco, di urinare spesso, e nello stesso tempo anche a livello eiaculatorio, siccome la prostata appartiene alle vie seminali, chiaramente i disagi sono anche a livello eiaculatorio, quindi un segno abbastanza tipico della prostatite è anche il bruciore durante l'eiaculazione. Insomma, questi sono i segni più significativi della patologia. Insomma, è una questione davvero molto molto importante, che riguarda tantissimi uomini che sono all'ascolto. Infatti noi riceviamo tantissimi messaggi, quindi dedichiamo sempre uno spazio alla medicina nel nostro programma, oltre che naturalmente al sociale, oltre che a tutte le tematiche riguardanti appunto ogni giorno l'Italia e il mondo. E la medicina è uno di questi elementi molto fondamentali per noi tutti. Quali sono diciamo le cure o come si fa a prevenire, dottor Andrea Militello, la prostatite? Allora, innanzitutto dobbiamo appunto diagnosticarla, e quindi la visita urologica deve essere fatta, ma questo è anche uno appunto dei messaggi che mandiamo nella vostra trasmissione, che anche noi maschietti dobbiamo avere il nostro specialista, che la donna ha il ginecologo da cui va volentieri sin da piccola, noi maschietti no, scappiamo dalle visite urologiche o andrologiche, no? Quindi chiaramente il primo approccio è con lo specialista. La diagnostica essenzialmente si basa su degli esami di laboratorio, quindi esami culturali, che banalmente dall'urinocultura alla spermiocultura, per i problemi che ho detto prima, perché la prostatite può essere anche di natura infettiva, e quindi non identifichiamola solamente per l'uomo ultra cinquantenne, anzi spesso la prostatite, proprio perché è un processo infettivo, colpisce il giovane. Durante l'attività sessuale i rapporti non protetti possono esporci a contaminazioni batteriche, quindi anche questo deve essere considerato. Quindi insomma, ancora? Sì, ecco, non lo sentivo più. È un argomento, esatto, che riguarda un po' tutti, dalla esatto, giovane età, insomma, alla tarda età. Esatto, la prostatite abbraccia tutti, dal giovane sessualmente attivo, perché a me qualche ragazzo mi dice: ma che, già soffro di prostata? Soffri di prostatite, che colpisce l'uomo sessualmente attivo, o può colpire anche chiaramente l'uomo in età avanzata, però abbraccia molte fasce d'età la prostatite. E quindi, ecco, sulla sua domanda, la prevenzione, il messaggio chiaro, nelle forme infettive esporsi il meno possibile chiaramente alle contaminazioni, e quindi possibilmente avere dei rapporti protetti. Ci sono però anche forme che possono, diciamo così, essere sì di natura infettiva, ma magari per un alterato equilibrio della nostra flora batterica intestinale. Spesso ci sono infezioni prostatiche da Escherichia coli o enterococco, che sono batteri intestinali, perché il nostro equilibrio intestinale non è perfetto, e il rischio quindi di contaminazione c'è. Quindi anche questo è un modo per prevenire, regolarizzare quindi anche la parte intestinale. Non dimentichiamoci che la prostata è attigua all'intestino, no? Quindi qualsiasi problematica intestinale si ripercuote sulle vie urinarie e sulla prostata. Io la ringrazio tantissimo, dottor Militello, per i suoi consigli, e naturalmente l'aspettiamo presto per, insomma, raccontarci altre cose che a noi tutti, uomini, all'ascolto, me compreso, possono essere davvero molto utili. Grazie al dottor Andrea Militello. Affrontiamo volta per volta gli argomenti che vengono chiesti. Grazie intanto per l'accoglienza, buona continuazione, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie a lei. Grazie.